Salve a tutti e bentornati con The Walking Dead. Manca ancora qualche settimana per vedere la seconda parte degli episodi di The Walking Dead 8 e nel frattempo è stato rilasciato un trailer di quello, diciamo, che accadrà. Non abbiamo visto nulla di eclatante, anche se devo essere sincero, inizialmente quando è uscito questo trailer un pochino di farfalle nello stomaco, di hype. C'è stato da parte mia, ma riguardando, ragazzi, devo dire che mi ha dato un po' l'idea che questa ottava stagione secondo me sarà inconcludente. Sono sicuro che questo trailer non abbia voluto farci vedere nulla, non abbia voluto anticiparci nulla, ma ci ha dato un piccolo assaggio. Però, conoscendo ormai Walking Dead, sapendo la strada che ha intrapreso, è molto difficile sperare che questa ottava stagione chiuda con il botto, perché la prima parte è stata così. La seconda, ovviamente non l'ho vista, però non mi aspetto nulla di che. Cioè, ragazzi, veramente ve lo dico, il 25 febbraio, quando cavolo sarà, per me l'attesa non esiste. Cioè, quando ci sarà l'episodio, quando c'è l'episodio, lo guarderò sicuramente, però non ho un'attesa che mi sta facendo morire dalla curiosità e dall'ansia. Comunque, cerchiamo di fare un po' l'analisi di questo trailer. E che dire? Allora, non vediamo praticamente nulla di nuovo, nel senso che rivediamo Carl che è ferito, che sta tra la vita e la morte. Vediamo di nuovo Alexandria in fuoco e fiamme e basta. Poi vediamo i volti, ne vengono inquadrati un po' di personaggi e basta, tutto qui. Non c'è niente di pazzesco. Una cosa che ho capito subito è che Negan, nonostante faccia fuoco e fiamme Alexandria, non si preoccupa di controllare se effettivamente Rick e gli altri sono morti. Cioè, questa è la dimostrazione che vogliamo tirarla per le lunghe, perché se tu vuoi ammazzare Rick ormai perché veramente gli hai distrutto a casa, gli hai distrutto tutto, assicurati che crepa, assicurati che crepa. Non facciamo queste cose che ora Rick si fa nascondere, poi vabbè, ma sarà così, non so neanche perché lo sto dicendo, tanto già lo so. Walking Dead è prevedibile, ragazzi, non c'è niente da fare. Ormai colpi di scena con Walking Dead, se ne volete, la morte di un personaggio importante e basta. Altri colpi di scena non ve ne aspettate perché non ci saranno. Poi magari, non lo so, ci sarà uno scontro epico, pazzesco tra Rick e Negan e basta, finisce là. Poi per il resto, niente. Io spero sempre che questa serie un giorno si riprenda. Lo spero veramente tantissimo. Ma per ora, no. Cioè, veramente, per me potrebbe anche chiudere qua, perché si vede, ragazzi, si vede parecchio e palese che la stanno tirando per le lunghe. Comunque, che dire, 25 febbraio, nuovi episodi e faremo una recensione come sempre. Nel frattempo, ditemi la vostra su questo trailer, se vi è piaciuto, se vi ha lasciato qualcosa, ma mi dubbi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!